Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi in Minecraft e vedremo come muore uno zombie. Ed è duro da morire, eh? Non vuole morire. Ce la farà mai? Morirà mai? Oh, è pieno di mostri. Spuntano dalle pareti. Ok, dopo queste citazioni io direi di andare a uccidere questo ragno. Stai fermo, ragnetto. Con gli occhi che stroboscopici, raccogliere tutto ciò che hanno lasciato gli altri. Perfetto. Andiamo un po' se c'ha. C'è tanto altra roba. Ma curiosità, stiamo andando giù. Ok, FPS sono giusti. Ok, io non so, c'è qualcosa che. Ah, ok, c'è l'hit bobbing. Devo togliere il fattore che si muove la testa quando corre. Ok. Perfetto, allora dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che la nostra villa è quasi completa, manca il tetto e poi... Perché mi segui? Con questi mi segui? Non lo so, però salgo sopra. No, non si può salire. Salgo di nuovo, ci riprovo, vediamo, fermo un attimo, Liz, mucchetta. Op. No, non si può. Ok, adesso andremo a... Sì, esatto, a fare il tetto, che è, diciamo che è la cosa più tediosa, ma iniziamo i lavori. Prima di iniziare i lavori, mi sa che devo uccidere questo arciere. Esatto. Ok, grazie arciere, faccio anche il bagno così mi lavo. Ma è pieno di zombie, di mostri, questo mi avvelena. Era quello viola che avvelena. Ma è pieno zeppo, ma... Non ho capito se è la mod oppure no. Però è pieno zeppo. Meno male che abbiamo il cibo. Ok, iniziamo. Allora, non so se farla di legno. Vediamo se abbiamo abbastanza legno per farla oppure no. Sorry, era di qua. Allora, farle di legno o di pietra? Bella domanda. Il tetto di legno o di pietra? Visto e considerato che abbiamo già fatto la parte, questa qua, di assi di legno, a questo punto io direi... Facciamo un attimo una cosa che mi sa che ci sta benissimo. Uno e due. È un piccolo tocco di genialità. A questo punto io farei anche di qua, così. Esatto. E concluderei che questo faccio così. Ok, notare che simula veramente gli assi portanti di un caso. Esatto, quindi di legno secondo me stonerebbe. Proviamo a farla di cobblestone di pietra o al massimo proprio di pietra. L'avevamo cucinata se non mi ricordo male, quindi proviamo a vedere come viene. Ok, costruiamoci la nostra piccola scala di terra per andare sopra e incominciamo. Allora, potremmo, alla fin fine, decidiamo di farla di cobblestone perché ne abbiamo molto di più. Allora, possiamo o lasciare queste travi in bella vista oppure uscire fuori e seguire le travi, cioè nel senso. Allora, vediamo un attimo, Cioè fare una cosa del genere oppure direttamente così. Non so, secondo me ci sta bene forse così. Tipo una roba del genere. Non è male. Da parte sistemare qualcosina, naturalmente. È vero, Minecraft ogni tanto, quasi sempre, mette a dura prova la pazienza delle persone. Non riesco a capire perché non segue quello che gli dico di fare. Allora, salto, metto. Ok. Salto, metto. Ok, adesso shift, posiziona. Posiziona, posiziona. Yeah! Wow, ce l'ho fatta. Ah no, aspetta, questa parte qui non c'entra niente. Era stata costruita per uccidere il... Aia, mi sono rotto una gamba. Per uccidere l'Enderman, quindi la togliamo. Infatti mi stavo confondendo. Qui in teoria ci potremmo fare un giardinetto piccolino con qualche fiorellino e magari questa parte qua renderla un terrazzino tipo balcone. Non è male. Ok. Calma, è gesso, ce la facciamo, ce la facciamo, lo so. Piano piano. No. Ok.
Buongiorno, un altro bellissimo giorno in Minecraft. Ok, stiamo così completando il primo livello del nostro cornicione del tetto. E ho notato una cosa, e non si direbbe abbastanza, non è brutto. Questo, per sbaglio, ho messo un mattone così. Diciamo che non è brutto. Magari questo pezzo qui, invece di farlo così, potremmo farlo in legno. Vedremo. Non è male. Stiamo sperimentando. Alla fine questa casa la dobbiamo costruire insieme, ma soprattutto un po' diversa, un po' carina. Non la solita casa quadrata, cubettosa, ma qualcosa di bello da vedere. Ma soprattutto ricordiamoci che questo è un mondo temporaneo. Eh già, perché presto scapperemo via da qui. Se riesco a metterlo. Però potrei fare così. Sì, esatto. Forse ce la facciamo così. Vediamo. Dov'era? Qua? No, questo va a finire sopra, era qui. Ok. E là. Ok, fatto. Raccogliamo questi due e finalmente abbiamo completato la prima parte del cornicione. Adesso vediamo un attimo. Se noi mettiamo le torce qui, esatto, possiamo fare un qualcosa di non visibile. Eh? Che ne dite? E mettergli qui una slab, ci serviranno anche degli altri scalini. Mettendo le slab sopra, noi ci portiamo avanti di uno, dovremmo arrivare fino a qua, e poi continuiamo con gli scalini. Dunque, in teoria, vediamo come viene. Mettiamo quella lì, ci fa da portante. Poi direi di mettere un'altra slab qui, ma forse abbiamo un problema, perché esatto. Era quello che temevo. Sarebbe stata una gran bella idea. E invece no, dobbiamo usare per forza un blocco. Fa niente, utilizzeremo un blocco e però potremmo fare anche attenzione, aspetta un attimo. Altra idea, potremmo fare allora, potremmo fare slab. Ok, e dopo la slab mettere dai, ce la facciamo? Ce la facciamo? È un mattone. E poi, dopo il mattone, per costruire il nostro bellissimo tetto, prendiamoci questo, andiamo qui, mettiamo questo e qui e andremo a mettere il nostro bellissimo tetto. E togliamo questo. Che ne dite? Non è male. Direi che non è male. E siamo quasi al centro, quindi in teoria noi potremmo anche poi arrivato qui, per non farlo troppo spiovente, il tetto fare così. Eh? Che ne dite? O è bruttissimo? Sembra una schifezza, avete ragione. Avete proprio ragione. Quindi direi di eliminare quello, prendere una slab. Vediamo se riusciamo a. Ok, tipo così. Sto sperimentando. Ho trovato una composizione abbastanza carina. Che ne dite? Magari alla fine, dato che abbiamo una super di qua, potremmo chiuderlo. In una composizione più carina, magari così, e magari poi arrivare qui, però così viene slabroso, perché c'è lo slab. Peccato, perché se facciamo i conti meglio, forse riusciva a bastava un blocco in più e questo qui praticamente potevamo mettere due slab unite e veniva carinissimo. Veniva una cosa del genere alla fine, tipo tac e tac, che non è male. Ma si è fatto buio e direi di andare a nanna. Eh sì, quando una cosa ti piace, esatto, vai e la fai, ed esattamente quello che ho fatto, ho allargato di uno la stanza, in modo tale che così. Infatti c'è il doppio muro che adesso dovrò sistemare.
che così mi venga un tipo, una tipologia di tetto di quel tipo lì. Così. E naturalmente adesso devo ricostruire dall'interno, cioè devo eliminare certe robe, cioè questa parte qua, questa parete qua, perché dietro ce n'è un'altra. E voilà! In questo modo dovremmo avere, eliminando questa parte qui, dovremmo avere in teoria la parete allineata col tetto. Mi ero un attimo preoccupato, per un attimo ho detto ho sbagliato le misure, e invece no, è giustissimo così. E qui ci va il legno, perfetto. E adesso iniziamo con il tetto. Non dovrebbe essere difficile perché abbiamo una guida, quindi qui potremmo incominciare a mettere tutte le slab, però non ci arriviamo, quindi ci serviremo di una scala fatta di, non dico cosa, che è meglio perché fa un rumore strano. E esatto, l'avete ben capito. Facendo così noi ci portiamo avanti fino là sotto. E ci siamo. Perché ci verrà molto più semplice fare una roba del genere. Quello che mi spaventa sarà questa parte qui, che in teoria è molto diversa da quella, e dovremmo cercare di trovare una soluzione. O facciamo due tetti diversi, oppure lo stesso tetto, la stessa tipologia. Non lo so, proviamo a tirare delle linee e vediamo cosa succede. Naturalmente, a furia di cadere, sto morendo. Quindi mangiamo, come al solito. Sbaffiamo tutto quello che è possibile sbaffare, perché sono in fin di vita. Come al solito. E ci andiamo a prendere anche un pollo. Oh, adesso stiamo un po' meglio. Ci ripristina un po' di salute almeno. Facciamo anche un po' di parkour tra le. Però sto pensando vivamente di farlo finire qua il tetto, in modo tale che se noi lo facciamo finire qui, esatto, e poi lì ne facciamo uno nuovo solamente per quello. E qui vediamo un attimo, magari facciamo un terrazzino o una torre. Una torre al centro della casa non sarebbe male. Possiamo provare. Potremmo anche procedere così e fare una roba del genere, che non è male, direi, no? Cosa ne pensate? L'ho finita? Stone? No, ancora ne abbiamo. Ok. Incominciamo a fare di nuovo altri scalini e ce ne serviranno. Quindi direi di farli tutti e sono perfetti. Ma soprattutto sta calando di nuovo la notte. Ma il ciclo giorno-notte sembra velocissimo. Oh, cacchio! Mi sono dimenticato, qua non ci sono i vetri. Mi sono totalmente dimenticato, qua mancano i vetri. Meno male che me ne sono accorto, se no mi entrava le zanzare. Ok, quindi andiamo a dormire e domani mattina cerchiamo di completare questo tetto. E dopo un po' di parkour, naturalmente si cade, perché ho costruito malissimo il mio impalcatura. Ok, iniziamo questa nuova mattinata nella costruzione del nostro tetto. Naturalmente, magari prima facciamo colazione con un bel pollo. Ah, oh, che bello fare colazione sul tetto nel frattempo che costruiamo su Minecraft. Perfetto. E abbiamo fatto anche questo e ci siamo quasi per completare la prima parte. Naturalmente, oh, ogni tanto questi vengono messi male. Ma quello che mi stavo chiedendo è. Ops. Cioè, stavo lavorando anche sulla parte della traduzione di questo pacchetto, perché questo pacchetto fondamentalmente nasce in inglese e non è stato mai tradotto, ovvero c'è una traduzione, ma non so, non l'ho mai provata e ho solamente aperto un attimino per vedere com'era e mancano certi elementi. Però onestamente non lo so, fatemi sapere perché non lo so. Dobbiamo incominciare a parlare un po' un po' più di inglese. E secondo me Minecraft aiuta tantissimo. E vedere la scritta cobblestone, oppure terriccio o pietrisco, non mi ricordo come si chiama in italiano, secondo me non
non fa la differenza. La fin fine Minecraft è Minecraft, no? Voi cosa ne pensate, per esempio? Ne stiamo utilizzando, vi ricordo, questa texture pack è la Sfax della BDCraft, quindi se vi interessa potete trovarla sul loro sito. Andate lì ed è gratuita e onestamente mi piace tantissimo. È una texture pack veramente veramente carina. E come avete già capito, mi servono... Sento qualcosa. Mi servono esattamente nelle stone. Mi servono un bel po' di pietra perché devo costruire il tetto, finalizzarlo. Mi serve qualcosa... Ma non è che qua dentro? No, eh? Senti un po'. Questo è la copper. Ok, c'è tanta copper, molta copper. E continuiamo alla raccolta della nostra pietra perché ci serve per fare il tetto. Voglio completare quel tetto e poi iniziare magari una torre. Dopodiché ci dedicheremo alla, naturalmente, a un campo di grano, perché esatto, ci serve per il cibo. È molto più... Oddio, mi sono spaventato. Lidor, ok. Ho avuto una paura matta perché pensavo che fosse lo scheletro, invece si è solamente rotto il piccone. Ho perso 10 anni di vita. E là, l'ultimo blocco del primo tetto è stato completato. Perfetto. E adesso passiamo al secondo tetto, che ho incominciato già a preparare. Che bello, che spettacolo vedere la luce della lava che si infrange nella notte. C'è qualcosa di strano. Non viene come desiderato. Perché anche questo c'è il problema che è uno indietro. E dovremmo anche allargare questa parte qui. Esatto, a meno che non avete una soluzione per trovare una simmetria, oppure facciamo il tetto al contrario, ovvero per così. Quindi viene un tetto in un modo e un tetto in un altro. Meglio andare a dormire? Non posso. Si è avvicinato troppo, dov'è? Dove sei? Ah, eccoti qua. Sei proprio accanto a me, praticamente. Vieni di qua. Sei intelligente abbastanza per venire da me oppure devo ucciderti io? 2, 3, 4, 5. Quello che mi fanno paura sono i creeper, che sono infidi. Oh, buonanotte. Sì, cerchi riparo, eh. Stai cercando riparo. Ah, l'hai trovato? Sì. Ti offre riparo questo piccolo pezzettino di ombra. Ma adesso sei morto. E noi continuiamo con il nostro tetto. Che spettacolo. Questo buon mattino. Ma prima, come per un mattino che si rispetti, bisogna fare colazione. Sembra un affamato. Ok, sono riuscito a chiudere il secondo tetto facendolo in maniera diversa. Magari lasciamo uno spiraglio aperto oppure lo chiudiamo, non lo so, poi vediamo. Magari lo lasciamo aperto per tipo come se fosse una finestrella, magari ci andiamo a mettere del vetro, non lo so, potrebbe essere una bella idea lasciarlo aperto e mettere un po' di vetro, tanto per far entrare un po' di luce, no? Magari così, per dare il senso di... Non è male. Naturalmente sono due tetti diversi. Abbiamo questo tetto, che è in questo modo, e questo in un altro modo. Andiamo a vedere come appare da lontano. Non è male. Ho preso qualcosa. Pensando che poi ci andrà... Sì, lo so. In questo momento è tutto un cubo grigio. Purtroppo è... Non è bello da vedere, però pian pianino poi lo sistemiamo. Vediamo un attimo. Cosa ci fa questo creeper qui? No, non esplodere! Va bene,
È esploso. Ok, dicevamo, adesso mi tocca risistemare tutto. Non so da dove è spuntato, cioè, perché era vivo? Non lo so. Però, consideriamo che al centro poi andremo a mettere magari una torre. Vediamo un attimo. Intanto andiamo a risistemare questo macello che ha combinato il creeper. E già mi tocca rimettere a posto un po' tutto. Ok, iniziamo la vera costruzione in maniera stramba della nostra. Ho messo la scala Pioli perché volevo mettere la scala normale a chiocciola, però poi ho detto, magari poi mi stufo a fare le scale, a fare sempre destra e sinistra, e quindi ho deciso di mettere una scala a Pioli. L'unica cosa strana, quello lì sembra un creeper da lontano, questo cespuglietto qua. L'unica cosa che stavo pensando è appunto il fattore che la scala Pioli è veramente, veramente una cosa brutta perché potremmo cadere e morire. Io non sono abituato a utilizzarla. Però ho dato questa disposizione di colori. Avevo dei colori della diorite e granite da utilizzare, granito. Pensato di dargli un attimo di colore a questa torre, non lo so, vediamo un po' come viene. Non ne ho la più pallida idea, magari una schifezza e andremo a cambiarla. Non lo so, non sembra male. Poi vedremo il contesto, anche perché la casa verrà un po' ristrutturata e cambiata. Stavo pensando anche il tetto di differenziare, fare le slab di pietra, di cobblestone, e magari questi pioli qua, questi scalini qua, scusate, farli di legno. Vediamo un po'. Non so, sperimentiamo. Vediamo un po' come esce la casa dopo averla finita. Naturalmente, poi andremo via da questo mondo. Ma per adesso ci serve una casa. La nostra missione sarà colonizzare più mondi possibile, costruire basi in mondi possibili. Per adesso siamo all'età della pietra, in teoria. Vediamo un po', perché il ferro ancora ne ho trovato veramente poco. Direi che ci siamo. Questa parte qui la lasciamo in cobblestone appunto perché c'è la scala. E a questo punto dovremmo poter fare qui sopra una recinzione. O magari potremmo far sporgere delle travi e ampliare la pedana in modo tale da essere un po' più grandicella, magari fuori. Non lo so. Sto pensando vivamente di fare una cosa del genere, come abbiamo fatto nella casa, e far finta che ci sporgiamo un po' di più. E magari l'ultimo pezzettino, invece di farlo così, lo facciamo in legno? Non sarebbe male, tipo. Così, qui gli mettiamo un legno, qui gli mettiamo anch'esso uno, due, legnetto, due e tre. E più gli mettiamo una scala qui, esatto. In modo tale che così abbiamo più spazio e ci possiamo espandere un po' di più. Minecraft tira fuori sempre il lato artistico dalle persone. Pian pianino che vai avanti riesci a sviluppare e a progettare qualcosa che fino a prova contraria non ne avevi assolutamente idea di come fare.
E magari qui lasciamo un pavimento grezzo, perché è una torre e la torre, si sa, è sempre un po' grezza. Uno e due. No, scusa, questo mi serviva. Esatto. E poi tutto attorno farei un muretto e vediamo un attimo. Attenzione, finalmente abbiamo trovato il ferro. Ho un po' di paura di quella zona lì per i creeper, quindi andremo a mettere qualcosa. Vedi che c'era un creeper? Sì, guarda, se esplodi tu mi fai piacere. Oh, che volo che ho fatto! Grazie. Mi hai fatto solamente un favore ad esplodere lì. Questo cos'è? Raccogliamo anche un po' di questo carbone qua, ci servirà, ci serve tanto carbone perché stiamo costruendo ma non stiamo andando alla ricerca di materiali. E il carbone in questo caso ci serve. E si sta anche facendo buio. Sì, c'è una foschia terribile. Ok, iniziamo a farci un bel po' di luce. Ok, si è schiarito. Perfetto. Ce ne possiamo tornare a casa. Perfetto, dopo una bella dormita e dopo aver recuperato tutto il materiale che ci serve, possiamo continuare a finire praticamente la nostra bellissima costruzione. Perché solo 6? Wall? No, non ce n'è più? Vabbè, faccio io. Ho sentito un rumore di un Enderman. L'ho sentito. Stiamo con la testa bassa. Ho sentito che si teletrasportava. Eccolo lì. Ok, prepariamoci per uccidere l'Enderman. Considerando che l'Enderman è alto e non potrà attaccarci se facciamo così. Dov'è? È finito? Ender? Se n'è andato? Ma dai! Ma io che volevo giocare un po' con te. Non c'è più. Ci sono rimasto veramente male. Comunque, sì, è pieno di Enderman. Ce n'è proprio tantissimi. È pieno di mob, di Enderman dappertutto, quindi la curva di difficoltà di questa mod è un po' più ampia rispetto alle altre. Ok, questa è la nostra casa. Quella è la nostra torre che è stata completata e questo è ciò che abbiamo costruito. Sì, lo so, il tetto è un po' bruttino visto così perché sembra tutto uguale. Sì, perché è uguale in un'unica tinta con la casa. Ma pian pianino risolveremo questo problema. Credo che qui metterò dei pilastri di legno, perché non mi piace. Non dà il senso esatto. Viene un po' bruttino così. Quindi utilizzeremo del legno per fare questa roba qua. E poi voilà, esatto. Adesso sì. Cambia tantissimo. È proprio vero che a volte bastò un niente per cambiare l'estetica di qualcosa. Però mettiti un po' meglio, grazie. Grazie, gentilissimo. Uno, due e tre. Poi andiamo a fare anche dietro. Andiamo a vedere come sembra. Sì, decisamente molto meglio. Dobbiamo cambiare il tetto, signori. Ma questo lo faremo la prossima puntata. Per oggi è tutto, spero che vi siate divertiti e come sempre siete mitici. Bye bye!